Festa del Duca d'Inverno animato qua a Palazzo Ducale. Beh, la location non si può desiderare di meglio, è una location meravigliosa e abbiamo cercato di ricreare proprio l'ambientazione al tempo del Duca, abbiamo ridato vita alle lavanderie, alle cucine, alla selleria e poi abbiamo appunto fatto questo allestimento con la rievocazione del presepe vivente che riproduceva la natività, l'unica natività di palazzo, quella rappresentata nella Bibbia del Duca Federico, e con accanto tutti i mestieri che c'erano appunto al tempo del Duca e che abbiamo fatto vedere proprio e raccontavano come si è fatta la Bibbia. E quindi la miniatura, c'erano tutti i passaggi, dalla pergamena, la carta e fino alla rilegatura, il cuoio, quindi è un lavoro veramente scientifico, una ricerca storica molto approfondita e siamo contenti con questa edizione, abbiamo così suggellato, no, un percorso che si è adesso insomma siamo stati premiati da questo riconoscimento del MIBAC appunto, che ha riconosciuto il nostro presepe, la nostra rievocazione, l'unica rievocazione storica sul presepe rinascimentale vivente, ci ha riconosciuto tra le prime 20 rievocazioni insieme alla festa del Duca, quindi siamo con due rievocazioni tra le 20 più importanti di quelle italiane, quindi siamo davvero soddisfatti. Un vero tuffo nel passato è partecipare all'edizione estiva e quella invernale, tra poco vedremo le danze rinascimentali molto particolari, ma una delle cose che piace di più sono i laboratori per i bambini, qual è il segreto? I laboratori sono tutti curatissimi, abbiamo da tanti anni fatto una ricerca e quindi riproponiamo questi laboratori con la creazione degli stampi che ai bambini piacciono moltissimo, quindi abbiamo riprodotto i putti della Sala degli Angeli e quindi tutto il pomeriggio i bambini si sono cimentati in questa creazione degli angeli e faremo la prossima domenica invece faremo il decoro della stampa proprio del presepe che abbiamo oggi rappresentato e quindi sarà e anche i poliedri, i famosi pacioli di carta che i bambini poi potranno appendere nel proprio albero di Natale. Quindi insomma un'offerta completa per tutti i gusti, tutte le tipologie di visitatori, sperando di avere lasciato veramente un ricordo a questi visitatori, un'esperienza unica perché a vedere, rivivere le antiche, no, stalle, le antiche selleria del Palazzo Ducale, insomma, non è capita tutti i giorni. La danza, Maria Bianca Berardi in Urbino la conoscono tutti e con le sue allieve farà un'esibizione con questi nastri, quindi una danza rinascimentale con degli abiti bellissimi e quindi chiudiamo così
la settima edizione della Festa del Duca, e quindi insomma ci rivedremo il prossimo anno sicuramente qui a Palazzo, perché la location non potrebbe essere migliore. E poi do l'appuntamento a tutti i telespettatori per la Festa del Duca estiva, che quest'anno avrà delle grandissime novità, quindi in anteprima annuncio questa nuova edizione della Festa del Duca, veramente innovativa.
La scuola Corus di Urbino porta la danza rinascimentale alla festa del Duca e qui dove possiamo dire nata, nel cortile d'onore del Palazzo Ducale. Guarda, è una cosa veramente bella perché ci siamo immersi in quello che era proprio l'atmosfera e il clima del Rinascimento. Abbiamo voluto ricreare e riproporre quelle che erano le danze di un tempo, quindi le danze rinascimentali che amavano giocare con dei nastri, quindi creare delle figure, dei quadri, dei colori, ovviamente molto tenui perché nel Rinascimento c'erano questi colori pastello, e creare davvero una danza diversa, quella che è un po' il minuetto, quindi le movenze molto delicate, molto dolci, molto classiche nel Rinascimento, ma assolutamente arricchite da questi teli favolosi.